cielo è coperto. Mentre che a Roma sono le 0:17, però già del giovedì 1 ottobre, fa 16 gradi e mezzo e il cielo è nuvoloso. L'informazione della Colombia. Il presidente Santos: senza pace non c'è maniera di risolvere niente. E affermò il presidente colombiano: so molto bene quel che significa arrivare alla pace dopo di decade di terrorismo. So cosa si sente quando si ha sofferto. Gran parte della mia vita è stata segnata da questa tragedia e per il dramma della lotta. Non dimenticherò mai quando il 20 ottobre 2011 l'ETA annunciò alla Spagna l'abbandono definitivo della violenza. Magari il 23 marzo 2016 sia il giorno chiave per la pace definitiva a Colombia. I negoziati di pace tra il governo colombiano e la guerriglia delle FARC sono cominciati 3 anni fa. È stata una strada ardua, tortuosa, come non poteva essere diversa in un paese fratturato da un conflitto che aveva provocato mille e mille di vittime e milioni di quelli che hanno sofferto di una maniera o di un'altra. Fino ad ora si erano arrivati a firmare patti parziali sulla riforma rurale integrale, partecipazione politica, apertura democratica e lotta al narcotraffico. Si aveva dichiarato diverse tregue con certi incidenti che avevano aggiunto più tensione al processo, ma il processo è progredito grazie all'appoggio di buona parte della comunità internazionale, cominciando da Cuba. Ma anche bisogna sottolinearlo, con la bocciatura dell'opposizione colombiana, che fa capo all'ex presidente Uribe. Perciò, quello che si è accordato ora a La Habana, sede dei dialoghi per la pace tra il governo colombiano e la guerriglia, ha una singolare importanza, tanto simbolica come pratica, perché si trattava dell'elemento più spinoso, la chiamata giustizia transizionale. Il concetto comprende il risarcimento delle vittime e anche stabilire un sistema equilibrato che evita l'impunità, punendo crimini di guerra, delitti di lesa umanità e altri delitti gravi, ma che allo stesso tempo faciliti l'amnistia più ampia possibile per i delitti politici. Non sarà facile risarcire a chi ha subito la violenza, restituire le terre a chi è stato costretto ad abbandonarla, facilitare il ritorno degli esiliati, ma fare tutto questo nella miglior maniera possibile è indubbiamente la cosa più giusta. Evidentemente non servono soltanto volontà, serve anche denaro. Neanche sarà facile che tanti colombiani accettino vedere reintegrati alla civiltà e incluso alla vita politica agli ex guerriglieri, ma la pace ha un prezzo. Eso es, senza ombra di dubbio, bisogna pagarlo. Perché, come dice il presidente Santos, nessuno fa i negoziati per finire dietro le sbarre. Perciò, l'annuncio fatto a La Habana il 23 scorso, dove si stabiliscono 6 mesi per la firma definitiva della pace, merita un bravo per tutti. Bravo per il governo colombiano, intelligente e audace, che si è infilato nel tunnel della negoziazione senza vedere la luce e oggi appare fuori dal tunnel
sventolando la bandiera della pace. Anche bravo per quelli che per anni hanno creduto che l'uso della violenza era legittimo e utile e oggi scambiano le armi per i voti e abbracciano la democrazia. Bravo anche alla comunità internazionale che ha creduto e appoggiato il processo di pace, ma soprattutto bravo al popolo colombiano che tanto ha sofferto, che ha vissuto questa tragedia di morte e dolore durante 60 anni, la grande maggioranza senza speranza. Perciò a questo popolo castigato, addolorato, ma oggi speranzato, i nostri più grandi e emozionati complimenti. Y ahora sí, la música de la Colombia. Arriba el grupo Dafne Marahunta, el brano Princesa Dai. Una princesa rasta hay para que me saque de Babilón. Jubabe, Jubabe, Jubabilón. Ando buscando una flor de Jamaica hay para que me sacie mi sed de amor. Mi sed de amor. Oh, que sea pequeñita como lo es el sol. Cuando cae al mar y al atardecer, que sea lo que siempre yo he buscado, para que siempre ella esté a mi lado, que sea lo que siempre yo he buscado, que sea lo que siempre yo he buscado, para que siempre ella esté a mi lado, que sea lo que siempre yo he buscado. Una princesa rasta ahí para que me saque de Babilón. Ando buscando mujer fruto del África para ver el mundo en otro color y otro color. Que sea pequeñita como lo es el sol. Cuando cae al mar, al atardecer, que sea lo que siempre yo he buscado, para que siempre ella esté a mi lado, que sea lo que siempre yo he buscado, que sea lo que siempre yo he buscado, para que siempre ella esté a mi lado, que sea lo que siempre yo he buscado. Para que siempre ella esté a mi lado, que sea lo que siempre yo he buscado, que sea lo que siempre yo he buscado, para que siempre ella esté a mi lado, que sea lo que siempre yo he buscado, que sea lo que siempre yo he buscado, para que siempre ella esté a mi lado, que sea lo que siempre yo he buscado.
A 2RF, a RadioRomaFutura.it, dialogando con Latinoamérica, era la música de la Colombia, era el reggae de la Colombia, era el grupo Dasne Maraunte, el brano Princesa. Es per te que ami la música reggae, qui a RadioRomaFutura.it. Tutti i giovedì alle 22, Boston George e Lorenzo Lodo conducono Song Good Vibes, il reggae di tutto il mondo. Song Good Vibes, giovedì alle 22 qui a 2RF. E ricorda che per ascoltarci in differita, in podcast, devi scrivere Dialogando con Latinoamérica Spreaker e ti appariranno tutte le nostre puntate, o chiedere l'amicizia al nostro profilo Facebook Dialogando con Latinoamérica. Allora già lo sai, Dialogando con Latinoamérica Spreaker o l'amicizia al nostro profilo Facebook. E ora sì, ce ne andiamo all'aeroporto del Dorado a prendere l'aereo. Dai, ti hai preso il caffè, Lorenzo? Ok, andiamo, dai. Siamo arrivati a Caracas, Venezuela, e qui piove. A Venezuela sono le 18, fa 23 gradi, il cielo è coperto. Mentre che la città eterna, Roma, sono le 0:30, però già del giovedì 1 ottobre fa 16 gradi e mezzo e il cielo è nuvoloso. E l'informazione del Venezuela. La Commissione Interamericana dei Diritti Umani denuncia Venezuela per la crisi umanitaria. L'organismo interamericano che appartiene alla OEA, l'Organizzazione degli Stati Americani, ha comunicato, ed in un comunicato dice che la crisi umanitaria nella quale si trovano le persone deportate e quelle che sono ritornate per paura e per la situazione che stavano vivendo a Venezuela, sottolineò di aver ricevuto informazioni preoccupanti sul modo con quale sono avvenute le deportazioni. E questo indica che queste persone hanno subito le violazioni di molti diritti umani. Tra i problemi che questi cittadini colombiani hanno dovuto affrontare figurano la difficoltà per accedere a alimenti, ai servizi sanitari, atti di discriminazione e persecuzione da parte delle autorità, principalmente dalla Guardia Nazionale Bolivariana. Tra il 21 agosto e il 9 settembre